3 punti frutto di 3 pareggi nelle ultime 7 partite, 14 gol subiti, solo 3 quelli fatti, quart'ultima posizione in classifica. È un momento difficile per la Val di Nievole Montecatini, campionato di eccellenza, che sta cercando di tirarsi fuori dalla zona play-out ma non sta riuscendo a cambiare marcia. Di positivo per la squadra di mister Davide Marzelli c'è che negli ultimi 2 impegni, contro il quotato San Marco Avenza in casa e con il Cenaia in trasferta, i termali non hanno subito gol, avendo riportato 2-0-0. Se non altro, in attesa che l'attacco riprenda a segnare, il reparto offensivo con sole 19 reti all'attivo è comunque il secondo peggiore del girone, Falivene e compagni hanno fermato l'emorragia, tornando così a muovere la classifica e recuperando un po' di autostima persa nei precedenti e pesanti KO subiti con Fuscecchio e Pontremolese per 4-0 e San Miniato Basso 4-2. Tra l'altro, nonostante tutto, il Montecatini è comunque in corsa per la salvezza diretta, visto che la permanenza in categoria è distante solo 2 lunghezze. A questo punto però occorre un'inversione di tendenza sotto forma di vittoria che manca da ben 8 giornate. Per questo diventa fondamentale, se non decisiva, la sfida di domenica al Mariotti, ore 14:30 contro la Cuoio Pelli, terz'ultima forza del torneo. Un eventuale passo falso potrebbe pregiudicare irreparabilmente il finale di regular season.